Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovissimo episodio del Formula 1 Day. Oggi un episodio davvero eccezionale, infatti oggi andremo ad aprire i caschi di Lewis Hamilton e di Ayrton Senna. Ragazzi miei, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi ho creato una playlist dove potete trovare tutti gli episodi precedenti che abbiamo fatto. Devo dire sono episodi, per quanto mi riguarda, molto interessanti, vi invito ad andare a recuperarli. Allora, per la prima volta da quando abbiamo iniziato questa rubrica non avremo come soggetto un modellino, una scala 1 a 43, ma bensì avremo due caschi in scala 1 a 5. Come vi avevo raccontato, nella mia collezione volevo mettere i quattro caschi dei piloti più influenti delle ere. Io diciamo ho diviso in quattro parti. Da una parte ho messo le Ferrari e dall'altra il resto del mondo. Questi due macro settori li ho divisi in due, dal 1950 al 1999 e dal 2000 ad oggi. I quattro piloti più influenti, o che quantomeno a me piacciono di più, poi soggettivo ragazzi, potete anche non essere d'accordo, sono per il resto del mondo, secondo me, Hamilton e Senna. Per la Ferrari, secondo me, sono Michael Schumacher e Niki Lauda. Se di questi ultimi due i caschi li posseggo, perché stiamo facendo la collezione dei caschi Ferrari, purtroppo mi era sfuggita quella con i caschi di tutti i piloti. E quindi sono appunto andato a recuperare, ve l'avevo anche spoilerato qualche tempo fa su un video unboxing, i due caschi appunto di questi due incredibili piloti, diciamolo. Oggi li andremo ad analizzare insieme, vi darò alcune informazioni sia sul casco sia sui piloti e spero che questo video, nonostante questa volta non ci siano delle Ferrari, spero che comunque possa interessare a tutti voi appassionati di Formula 1. Ragazzi, dunque, pronti? Andiamo a scoprire questi due nuovi caschi. Allora ragazzi, eccoci qui, pronti? Io direi di iniziare con il mitico Ayrton Senna, con il casco della sua McLaren MP4 del 1988. Peraltro io me la sono messa anche qui, eccola qua, così ve la faccio vedere in sfondo. Siamo proprio a cavallo. Allora, andiamo ad aprire il casco. Devo stare molto attento perché non voglio rovinarlo in nessun modo. Eccolo qua. Allora, raga, sicuramente in questo episodio vedremo due caschi molto differenti fra loro. Infatti nel 1988, raga, sia la tecnologia per quanto riguarda il casco era decisamente inferiore, sia perché comunque i piloti, secondo me, a quell'epoca erano molto meno attenti al lato social, quindi al lato estetico delle cose, ma andavano un po' più al sodo. Quindi il casco risulta sicuramente molto più semplice. Adesso quando prendiamo quello di Lewis capirete bene a cosa mi riferisco. Lo sponsor principale che abbiamo è il Nacional, che è la banca brasiliana che divenne proprio lo sponsor di Ayrton Senna. Qui abbiamo sul fronte il logo Marlboro, ovviamente privo di decals come ormai sapete, e la scritta grandissima Honda, che appunto motorizzava la MP4-4 del 1988. Come vi dicevo ragazzi, è un casco molto semplice, sicuramente non c'è tantissimo da dire e tantissimo da vedere, però sicuramente, ragazzi miei, parla di un pilota straordinario. Record di pole position per Ayrton fino al 2012, ne aveva ottenute 65, è stato proprio lo stesso Lewis a batterlo. Record, pensate, anche sul Gran Premio di Monte Carlo ha fatto addirittura 6 vittorie e ovviamente nell'88 vinse anche il titolo mondiale. Questo casco, raga, parla da solo. Poi, insomma, Lewis è anche, come sicuramente saprete, l'idolo di Lewis è proprio Ayrton Senna. E infatti il casco che adesso andremo a vedere di Lewis l'ho preso proprio per questo motivo. Insomma, Hamilton ha vinto 7 titoli mondiali, potevamo scegliere fra diversi caschi belli. Ho visto anche, sto scegliendo questo per il 2021. Io ho deciso di prendere quello che sto per farvi vedere proprio perché Hamilton ha come idolo Ayrton Senna e questo casco qui è proprio quello che lui ha dedicato in maniera più aperta appunto al suo idolo Ayrton. Allora, andiamolo ad aprire così ve ne parlo bene. Allora, come potete vedere, il colore di base è proprio il giallo, proprio a ricordare il casco di Ayrton Senna. Dovete sapere che questo casco del 2017, Lewis aprì un concorso tra grafici e disegnatori e vinse un certo Rai Caldato, se non sbaglio, brasiliano, che appunto fece questo casco in onore del Brasile e di Ayrton Senna.
Quindi, come detto, il giallo colore predominante. Qui abbiamo, vabbè, la scritta Petronas, che ancora oggi sponsorizza la Mercedes Monster, peraltro molto belle. Qui abbiamo le tre stelle che nel 2017 rappresentavano sia i mondiali vinti da Lewis, ma anche quelli vinti da Ayrton Senna, quindi i tre titoli mondiali. Qui dietro poi abbiamo anche il Cristo Redentore, la statua famosissima di Rio de Janeiro, quindi appunto in onore del Brasile. E poi, ragazzi, Still I Rise, la scritta che Lewis mette sempre sui suoi caschi, peraltro l'ha anche tatuata sulla schiena, che sta a significare sono ancora in piedi. E ho visto un'intervista recentemente di Lewis che spiega appunto di questa frase e si riferisce principalmente al suo fratellino minore che ha dei problemi, adesso non so nello specifico, comunque non riesce bene a camminare. Però nonostante tutto il suo fratellino è riuscito a comunque a diventare un pilota, è riuscito a camminare, è riuscito a fare tutte quelle cose che fanno le persone che non hanno questo genere di problemi e quindi appunto questo ancora sono in piedi si riferisce al suo fratello. Poi parla ovviamente anche del papà, dei sacrifici che il padre ha fatto per poterlo far arrivare fin dove è arrivato. Comunque io credo che principalmente sia una questione per il suo fratello. Comunque adesso andiamo ad aprire la visiera. Eccola qua. Ragazzi, questo casco è meraviglioso. Come vi dicevo, guardate quanto è più particolare, sia la forma, sia la colorazione. Ovviamente stiamo parlando proprio di due aree completamente opposte, ci sono 30 anni di differenza uno dall'altro e quindi direi che si nota benissimo. Ragazzi miei, questi dunque erano i due caschi, secondo me, dei piloti più influenti di quello che è stato sia la prima parte della storia della Formula 1 sia della seconda, per quanto ovviamente non riguarda la Ferrari e il cavallino rampante. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, ragazzi, a me questi caschi fanno a dir poco impazzire e quindi ricordatevi sempre di lasciarmi un bel commentino. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite e se questo video vi è piaciuto lasciate un like bello come questi due meravigliosi caschi. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Se vi sta piacendo questa rubrica, un commentino sempre qui sotto è molto gradito. Qui da Visio e dai caschi di Lewis Hamilton e di Ayrton Senna è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.